Salve a tutti amici, tra circa 48 ore sapremo quale sarà il destino dell'Italia, perlomeno nei prossimi mesi, e soprattutto quale sarà il futuro del Movimento 5 Stelle, se riuscirà a tornare ad essere il perno del movimento per il cambiamento di questo paese o se si trasformerà sostanzialmente in una corrente del Partito Democratico. Per capire che cosa intendo, consentitemi di fare un piccolo salto indietro per spiegare che cos'è e che cosa è diventato il Partito Democratico e perché il Movimento 5 Stelle rischia di seguire la stessa parabola. Il Partito Democratico nasce da una serie di trasformazioni del Partito Comunista, un partito che si basava su un'idea rivoluzionaria e profondamente complessa del mondo, ritenendo che il problema centrale fosse quello dell'inuguaglianza e che l'unico modo per risolverla e quindi per sollevare la popolazione, le popolazioni del mondo dalle loro sofferenze, dalla miseria, dalla povertà e dall'ingiustizia era quella di eliminare la proprietà privata, collettivizzare, cioè statalizzare tutti i mezzi di produzione, cioè tutte le fabbriche, tutte le industrie, eccetera, e di conseguenza ottenere una società giusta e equa dove eliminando il plusvalore, cioè eliminando il surplus che il capitalista ottiene con l'impresa, si sarebbero risolti i problemi di tutte le fasce più deboli della popolazione, si sarebbe creato un mondo molto migliore. Non entro nel merito di questa analisi perché è complessissima, ma vediamo come ha evoluto la sua analisi il Partito Democratico e come è evoluta il seguito che il Partito Democratico ha avuto. Con il crollo del comunismo, quando cioè il modello di riferimento dell'allora Partito Comunista è esploso, il PC ha iniziato una fase di trasformazione che lo ha portato non a rivedere e a modificare le sue idee, ma a abbracciare in maniera acritica e viscerale la tesi opposta. Cioè il Partito Democratico, che voleva all'epoca in cui si chiamava PC eliminare la proprietà privata e statalizzare tutti i mezzi di produzione di massa, una volta arrivata nelle stanze dei bottoni ha fatto esattamente l'opposto, ossia ha venduto, o meglio ha svenduto, tutti i beni dello Stato, ossia l'IRI, la maggior parte delle aziende dell'IRI, a amici degli amici, e ha iniziato una politica totalmente liberista, incentrata sul mercato, sulla proprietà privata e sulla finanza. La cosa emblematica è che in questo processo, in cui una forza politica ha, rinnegato tutti quelli che erano gli elementi per i quali aveva chiesto nei decenni precedenti il voto ai cittadini per fare una rivoluzione, non ha visto scomparire nell'immediato la propria base elettorale. Perché? Perché coerentemente con questo cambio totale di pensiero a livello strutturale, a livello economico, a livello geopolitico, il Partito Democratico ha iniziato a deviare l'attenzione su questioni marginali, su questioni di minore importanza e su questioni personalistiche. Cioè, ha smesso di parlare di materialismo storico, di mezzi di produzione, di ineguaglianza, di ingiustizie strutturali, e ha iniziato a dire ai propri elettori che il problema era Berlusconi. Attenzione, non le politiche liberiste e capitaliste che Berlusconi portava avanti, ma Berlusconi in quanto persona. Cioè il PD voleva accreditarsi come una forza più capace, rispetto, oltre che più onesta, rispetto al polo delle libertà, a Berlusconi, di portare avanti quelle politiche liberiste a favore del grande capitale che venivano gabellate come le uniche possibili, come le uniche in grado di dare benessere e ricchezza laddove nei 30 anni precedenti erano state descritte come il male assoluto. In un certo senso la stessa cosa sta avvenendo con il Movimento 5 Stelle.
Il Movimento 5 Stelle nasce come forza di rivolta, di ribellione delle masse popolari rispetto a un finto bipolarismo centrodestra-centrosinistra, Berlusconi, Prodi, D'Alema, Renzi, eccetera, che in realtà dietro una conflittualità fortissima a favore di telecamere su questioni marginali nascondeva una sostanziale comunione di visioni su tutti quelli che sono i temi appunto di natura economica, geopolitica e strutturale del paese. Entrambi erano liberisti, entrambi erano globalisti, entrambi erano europeisti e tutto il resto. Quando arriva il Movimento 5 Stelle irrompe nella scena politica in una maniera assolutamente nuova, inedita, attraverso la rete. Che cosa succede? Il blog di Beppe Grillo, il quale era stato defenestrato a suo tempo dalla televisione per ragioni di censura, inizia a fare da collettore a tutta una serie di persone, di studiosi, ma anche di cittadini comuni che portavano avanti ricerche e si informavano su una serie di temi, arrivando a creare una visione rivoluzionaria e antitetica rispetto tanto alle forze liberali di sinistra quanto alle forze liberali e globaliste di destra, che puntava al nocciolo dei problemi: la sovranità monetaria, il diritto di sognaraggio, il ruolo delle grandi multinazionali, l'euro, la burocrazia europea, la mancanza di democrazia, la finanziarizzazione dell'economia, la grande truffa dei mercati, eccetera. Di conseguenza questo gruppo, questo nucleo di, diciamo così, liberi pensatori della rete ha iniziato a strutturarsi per trasformare quelle analisi rivoluzionarie in un movimento politico che mandasse fuori dalla scena sia il finto centrodestra che il finto centrosinistra per fare una politica che si basasse sugli interessi del popolo, quindi del basso rispetto all'alto, appunto successiva all'analisi che sul blog tutta una serie di personaggi che oggi hanno anche una certa notorietà portavano avanti. Insieme a questo aspetto rivoluzionario dal punto di vista politico, ossia dal punto di vista delle politiche che il Movimento 5 Stelle voleva portare avanti su tutti quei temi a cui ho accennato, il movimento portava avanti anche un approccio totalmente rivoluzionario dal punto di vista, diciamo così, della politica intesa come processo elettorale. Cioè, considerando che anche la stessa storia del Partito Democratico, del PD, dimostrava, anche soggetti e partiti con idee positive all'inizio tendono ad essere imbrigliate dal potere che è esterno alle forze politiche, cioè il potere economico, il potere mediatico, eccetera, e ad essere sotto ricatto, il Movimento 5 Stelle proponeva un approccio diretto con il popolo, soprattutto una volta che il popolo fosse stato liberamente informato sulla rete delle questioni politiche principali. La questione dei due mandati, ossia il fatto che chi entrava in politica doveva dopo poco uscirne per tornare nella società civile, l'idea di necessità da parte degli elettori di decidere su qualunque questione che il movimento avrebbe dovuto scegliere, il semplice fatto che i deputati erano definiti portavoce, ossia semplicemente qualcuno che è indicato dal popolo non per decidere lui, ma per portare nelle stanze del potere le decisioni che il popolo ha preso autonomamente, tutto questo era un approccio assolutamente rivoluzionario. Tutte le più limpide intelligenze del web hanno piano piano iniziato a convergere verso questo progetto rivoluzionario, in una fase in cui l'Italia era governata prima dalla Troica, fondamentalmente, quindi prima da un governo illegittimo voluto dalla grande finanza internazionale, quello di Mario Monti, che ha fatto una serie di disastri e di macellerie sociali senza risolvere alcuno dei problemi dell'Italia: non è diminuito il debito che anzi è aumentato, non è ripartita l'economia e la povertà si è impennata, e successivamente quello di Letta, Renzi, Gentiloni, che aveva le stesse idee programmatiche, cioè condivideva con Monti quell'analisi
della realtà neoliberista che si è rivelata fallimentare. Tutti sanno ormai che le misure dell'austerità europea, che le misure della dittatura del mercato sono disastrose, ma erano e sono il centro della visione politica del Partito Democratico e quindi sono state portate avanti anche nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, il che ovviamente ha portato risultati analoghi a quelli di Monti, cioè povertà diffusa, peggioramento delle condizioni infrastrutturali del paese, unito a immigrazione di massa, a deflazione salariale, insomma gli italiani erano sempre più poveri e sempre più incazzati. A questo punto il Movimento 5 Stelle ha ottenuto nelle elezioni politiche un successo clamoroso, accompagnato da un altro successo per certi aspetti anch'esso clamoroso, ossia quello della Lega, l'altra forza antisistema. Perché se è vero che per le ragioni a cui ho accennato prima la rivoluzione che il Movimento 5 Stelle proponeva terrorizzava letteralmente il sistema, sia le forze politiche PD, Forza Italia, che non a caso si sono immediatamente, dopo essersi combattute almeno apparentemente per decenni, si sono immediatamente associate per impedire che quel Movimento 5 Stelle andasse al governo, ma accanto a questo c'era un altro nemico del sistema minore, ossia Salvini, il quale condivideva una parte consistente dell'approccio rivoluzionario del 5 Stelle su alcuni temi, cioè sull'euro, sull'Europa, in buona sostanza anche sul sistema finanziario, ma da posizioni, diciamo così, più di destra, e infatti sull'immigrazione aveva ed ha delle posizioni molto più a destra rispetto al Movimento 5 Stelle, e diciamo così, dimenticando, o meglio, non condividendo quell'aspetto tecnico di rivoluzione politica legata appunto ai due mandati, legata alla democrazia diretta e al potere direttamente nelle mani del popolo. Il Movimento 5 Stelle però dalla fase in cui aveva preso il 25% ha iniziato un processo di graduale cambiamento, in un certo senso non dissimile da quello del PD. Cioè i temi più complessi, più rivoluzionari, più dirompenti, ossia quelli sulla sovranità monetaria, quelli sul signoraggio bancario, sulla proprietà pubblica delle riserve auree, sulla proprietà pubblica della moneta, sul modello di economia finanziaria, sul ruolo delle grandi multinazionali, sono state via via accantonate per concentrarsi sull'aspetto, diciamo così, dell'onestà e del rinnovamento in un senso molto più generico, che per certi aspetti era esattamente la posizione del Partito Democratico nei decenni berlusconiani, cioè la questione della disonestà di Berlusconi era il fulcro dell'analisi politica del Partito Democratico in quella fase ed era la ragione per la quale il Partito Democratico credeva il voto, cioè per mandare via i corrotti. Coerentemente con questo processo ha iniziato a modificarsi anche l'elettorato del Movimento 5 Stelle, cioè i soggetti più rivoluzionari, diciamo così, hanno iniziato a prendere le distanze, a guardare altrove, in particolare verso quei piccoli movimenti ultrasovranisti che i cosiddetti duri e puri non avevano molte chance di andare al governo o di incidere minimamente sulla politica italiana, almeno in quella fase, ma mantenevano la rotta su quelli che erano stati gli elementi centrali del Movimento 5 Stelle. Con l'arrivo poi del governo giallo-verde si è creata questa situazione di possibile cambiamento vero, reale. Non si chiamava governo del cambiamento senza un motivo, si chiamava governo del cambiamento perché univa due forze che negli anni precedenti avevano avuto un approccio completamente opposto rispetto a quello del potere, del sistema e dei partiti tradizionali su tutti i temi centrali della politica economica, della politica in generale e della politica estera. Poi cos'è successo? Durante il governo giallo-verde la parte per certi versi più chiaramente rivoluzionaria ha dimostrato essersi quella di Salvini, cioè il Movimento 5 Stelle ha raggiunto il governo
ha in qualche modo accentuato quel processo di normalizzazione in base al quale non si poneva più le questioni fondamentali del sistema economico-politico, ma si concentrava su elementi molto meno dirompenti, quando non francamente inutili. Il caso del taglio dei parlamentari è in questo senso emblematico. In un paese, in un'Europa e in un mondo distrutto dalle politiche neoliberiste, dallo strapotere della finanza, da un modello economico che porta a una concentrazione spaventosa della ricchezza in sempre meno persone, in cui il potere delle grandi multinazionali e soprattutto delle grandi multinazionali finanziarie è devastante. La risposta strategica del 5 Stelle è tagliamo qualche parlamentare. Il taglio dei parlamentari porterebbe a risparmi sul bilancio dello Stato risibili. In pratica, a ogni italiano toccherebbe un risparmio di circa 50 centesimi all'anno. In pratica, con il taglio dei parlamentari, il Movimento 5 Stelle garantisce che rimarrà tutto uguale per quello che riguarda il modello economico e la vita che i cittadini faranno realmente, ma ogni 2 anni avranno un caffè in omaggio. A fronte di quel caffè in omaggio ogni 2 anni, noi vediamo ridimensionata e tagliata la nostra possibilità di scegliere democraticamente i nostri rappresentanti, mentre il grande potere economico vede aumentata la sua capacità di influenza sulla realtà politica, perché meno parlamentari ci sono, più è facile ed economico comprarli o ricattarli, e più è facile quindi per le lobby economiche globali decidere al posto dei cittadini cosa quei parlamentari dovranno votare. Non è un caso che nel progetto della P2 di Licio Gelli, insieme al bipolarismo e a altre misure che sono state adottate, la riforma costituzionale, eccetera, sia dal centrodestra che dal centrosinistra, c'era anche il taglio dei parlamentari. Questa misura è oltretutto la dimostrazione di un'inversione nel processo di comunicazione del Movimento 5 Stelle, che non punta più a portare a conoscenza della massa quegli elementi strutturali, anche per certi aspetti difficili da comprendere, ma che determinano la vita dei cittadini, ma di concentrarsi su questioni che possono ottenere, soprattutto da parte degli elettori più ingenui, meno colti, diciamo un forte sostegno, ma che in realtà sono inutili quando non dannose, perché non intaccano minimamente la vera struttura del potere, che è quella che una forza politica di cambiamento dovrebbe invece andare a modificare. Non è un caso che durante questi anni di questo processo di piddizzazione, per così dire, del Movimento 5 Stelle, tutti quegli intellettuali, tutti quegli attivisti, tutti quei personaggi della rete che erano stati il motore e l'elemento propulsore del Movimento 5 Stelle, hanno iniziato gradualmente ad allontanarsene e in parte a convergere sulla Lega, che non a caso ha dato a questi personaggi, ad alcuni di questi personaggi, molto spazio. Prendiamo un personaggio come Bagnai, cioè un economista antisistema che si è fatto conoscere dagli italiani sul blog di Messora, cioè su BioBlu, quindi su uno di quelli che erano per antonomasia le forze della rete, quando il Movimento 5 Stelle diceva che era la rete che avrebbe rivoluzionato il mondo. È diventato un deputato con un forte peso, ma nella Lega, non nel Movimento 5 Stelle. Personaggi come Fusaro, come Caputo, tutti i personaggi della controcultura che in questi anni hanno cambiato radicalmente e in funzione antisistema la mentalità di una grossa fetta degli italiani, e che hanno inizialmente aderito in maniera entusiastica al Movimento 5 Stelle, mano a mano che questo cambiava se ne allontanavano sempre di più. Il Movimento 5 Stelle ha iniziato a mettere una serie di muri, cioè era impossibile avere non soltanto quel processo di democrazia diretta, ma anche semplicemente interloquire con il Movimento 5 Stelle, che era diventata prima con il direttorio, cioè cinque portavoce che non si sa bene perché diventavano il centro politico del Movimento 5 Stelle, senza che, come avrebbe voluto la democrazia diretta, questi fossero stati nominati dagli elettori. Poi c'è stata l'elezione di Di Maio a capo politico addirittura,
la nomina di un personaggio come Rocco Casalino alla comunicazione, e il Movimento 5 Stelle è diventato un fortino che proponeva la sua visione agli elettori in maniera non dissimile da quella di Renzi o di Berlusconi o dello stesso Salvini, cioè votate per me ma state al posto vostro. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle ha iniziato ad essere visto in maniera molto diversa da quelle che erano le forze di sistema, sia inteso in senso partitico, cioè i vecchi partiti, Forza Italia, PD, eccetera, sia soprattutto per quello che riguarda la vera struttura del potere, cioè il sistema finanziario, il sistema bancario e le tecnocrazie europee. Mentre prima il Movimento 5 Stelle per questi soggetti era il nemico pubblico numero uno, era successivamente diventato il nemico pubblico numero due, perché il nemico pubblico numero uno era Salvini, più anti-euro, più anti-banche e più anti-immigrazione. Poi, mano a mano, da nemico numero due è diventato un possibile interlocutore e la incredibile vicenda della possibile alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che se l'avessimo osata immaginare appena 2 anni fa, 3 anni fa saremmo stati ricoperti di risate ancor prima che di pernacchie, rischia di concretizzarsi, cioè il Partito del Cambiamento sta considerando in maniera molto seria di fare un'alleanza strutturale, attenzione, con il Partito delle Banche, della Finanza, dell'Austerità, dell'Europa e della conservazione, le cui politiche oltretutto sono state bocciate in maniera clamorosa dalla democrazia, quindi dagli elettori, e il Partito della Democrazia diretta si propone in qualche modo di riesumare questo cadavere e di riportarlo al governo, oltretutto con una golden share, perché secondo quello che dicono le voci di molti personaggi accreditati, pur di mantenere il ruolo di Conte come Presidente del Consiglio, il Movimento 5 Stelle, quindi pur di mantenere una fittizia continuità con quello che era stato il governo giallo-verde, il Movimento 5 Stelle sarebbe disposto a dare al Partito Democratico tutti i ministeri più importanti, a cominciare da quello dell'economia. Il ministro Tria, che è vicino come posizioni al PD, e probabilmente proprio per questo c'è stata la rottura con la Lega, che poi si è trasformata in rottura all'interno del governo giallo-verde, sarebbe sostituito da un personaggio ancora più organico al PD, e quindi le politiche contro cui gli italiani hanno votato sempre negli ultimi anni ci verrebbero riproposte da quel movimento che voleva fare la rivoluzione. È una situazione veramente, veramente incredibile ai limiti dell'assurdo. Siamo ancora in tempo per tornare indietro. Cosa farà la differenza? La differenza la faranno gli elettori, perché è vero che tutti quanti i volti noti del web sono totalmente contro l'ipotesi di riportare il Partito Democratico al governo, anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Molti hanno la nausea alla sola idea di vedere Renzi al governo e di mettere in mano a Renzi il futuro del Movimento 5 Stelle. Ma è emblematico che siano coloro che hanno un qualche ruolo. Per esempio Paragone, Gianluigi Paragone, che è un personaggio che sia come giornalista che come uomo politico io stimo moltissimo, è uno dei più contrari a queste ipotesi. Perché? Perché Paragone ha una storia, un mestiere, ha un ruolo, e può anche, se esce dal Parlamento, può continuare a fare ciò che ha fatto prima di entrarci. Moltissimi all'interno del Movimento 5 Stelle, invece, non sono assolutamente nessuno, sono persone che magari fino a ieri facevano i gelatai o lavoravano nel supermercato e tornerebbero immediatamente in quelle gelaterie o in quei supermercati se crollasse il governo, e sono quindi disposti a tutto pur di mantenere la poltrona. E qui ci sono ulteriori due problemi che si manifestano, ossia la scelta della classe dirigente del Movimento 5 Stelle, che è stata attentissima nell'evitare qualunque personaggio che avesse cultura, conoscenza e idee autonome rispetto a personaggi che erano totalmente privi di identità, di idee, ed erano contenitori vuoti, pronti a votare qualunque cosa
il garante, il capo politico o Gianroberto Casaleggio gli avesse detto di votare. È una maniera in qualche modo coerente di portare avanti il discorso politico in un contesto di reale democrazia diretta, in cui i portavoce, se devono semplicemente andare a votare come gli hanno indicato i cittadini, possono anche essere semianalfabeti, l'importante è che sappiano premere il bottone, ma questo presupporrebbe la democrazia diretta. Perché sulla questione dell'alleanza con il Partito Democratico, il Movimento della Democrazia Diretta non vuole sentire i propri iscritti e i propri elettori. Dicevo, siamo ancora in tempo per tornare indietro, a patto che la società civile e soprattutto gli elettori del Movimento 5 Stelle si sveglino. C'è un detto che dice che è molto più difficile far capire a una persona che è stata ingannata piuttosto che ingannarla. E in un film di Ozpetek c'è una frase molto bella sulle religioni, che dice che le religioni sono come delle navi che dovrebbero portare gli esseri umani verso Dio, ma poi una volta che stanno su quella barca, gli esseri umani si dimenticano del fatto che è un mezzo per arrivare da qualche parte, la barca diventa un fine. Gli elettori del Movimento 5 Stelle non devono fare l'errore che hanno fatto gli elettori del Partito Democratico, che all'epoca del comunismo votavano per la distruzione della proprietà privata e poi si sono trovati a votare per la distruzione della proprietà pubblica. Se il Movimento 5 Stelle avrà il segno della contrarietà assoluta del proprio elettorato a una scelta scellerata e conservatrice nel senso più profondo del termine, potrà esserci un futuro, cioè il Movimento 5 Stelle potrà, imparando dai propri errori, abbandonando le scelte tattico-politichesi e tornando a quelli che sono i problemi centrali del popolo italiano e non solo del popolo italiano, potrà tornare ad essere il fulcro del cambiamento in Italia. Viceversa, si trasformerà in una corrente del PD facendo in buona sostanza la stessa fine di Alfano, che ha appoggiato il governo Renzi per responsabilità, perché l'Europa ce lo chiede, perché non possiamo permettere che i mercati, grosso modo le stesse cose che sta dicendo il Movimento 5 Stelle, fino poi a scomparire, perché parliamoci chiaro, quando si dovrà scegliere tra un Renzi e un Di Maio renzizzato, beh, l'originale vince sempre sulla copia. Per cui io veramente vi invito a farvi sentire e a pretendere che il Movimento 5 Stelle torni ad essere quella forza rivoluzionaria, antisistema e a favore delle classi popolari, il che è totalmente incompatibile con un governo insieme a Renzi, alla Boschi e al partito della grande finanza e dell'austerità europea.